È giunta alla fase conclusiva l'ottava edizione della Molise Star Cup 2016, che ha visto i 5 team finalisti presentare la propria idea imprenditoriale attraverso un elevator pitch. Ospite della competizione Luigi Nicolais, già ministro e attuale presidente della Fondazione Cotec. Dottor Nicolais, quanto sono importanti manifestazioni come la Star Cup per dare un aiuto concreto a tanti giovani di talento con idee creative e innovative? Sono molto importanti principalmente perché loro vengono messe a confronti con tante idee che poi sono diventate aziende, perché uno dei problemi principali che abbiamo in Italia è che generalmente durante gli anni della ricerca anche nell'università si pensa principalmente a trovare qualcosa di nuovo per pubblicare un articolo, non si pensa tanto a come può essere utilizzato quella ricerca per poter dare una mano a se stessi o al paese per crescere. Le start-up, da quando sono nate, hanno in qualche modo cercato di trasferire, di far capire a tutti questi nostri giovani che probabilmente non è proprio necessario essere assunti da un'azienda o dallo Stato, ma si potrebbe anche avere una possibilità di una carriera da soli importante. E questo serve ai ragazzi e serve anche alle famiglie dei ragazzi, perché se un giovane dice io ho un posto all'Enel o a un'altra azienda qualunque, oppure mi faccio la mia azienda, voi che ne pensate? Tutti in famiglia diranno pigliati il posto. Invece purtroppo non deve essere così. Nei paesi anglosassoni c'è questa tendenza a rischiare, a cercare di diventare autonomi e di crearsi la propria azienda. A fare da moderatrice la professoressa Gilda Antonelli, responsabile scientifico della Molise Star Cup. Gilda Antonelli, responsabile scientifica della Molise Star Cup, l'idea da sola non basta, creati l'opportunità, lo slogan di questa manifestazione che credo che negli anni ne abbia date tante di opportunità a giovani di talento con ottime idee da mettere in campo. In effetti sì, perché è dal 2007 che ormai questa competizione ha preso vita e con gli anni abbiamo visto passare tantissime idee, tantissimi gruppi di potenziali imprenditori, anche di potenziali imprenditori che hanno deciso di non continuare la loro attività, il che per noi è un successo perché abbiamo evitato di far spendere a loro e alle loro famiglie tempo e denaro in idee che non fossero competitive o sostenibili. Di bello c'è che le idee sono sempre più innovative, ogni anno cogliamo delle opportunità e quindi delle idee innovative che si trasformano attraverso il piano d'impresa in vere e proprie aziende innovative, e quest'anno avremo la possibilità anche li abbiamo anche fatte incontrare con diversi venture capitalist, le faremo incontrare con altri venture capitalist sperando di dare loro appunto la possibilità di avere un po' più del premio che vincono qui, che è sempre un premio simbolico visto il basso nel valore del premio, ma che siccome è finanziato da imprese private oltre che dal pubblico dovrebbe aiutarli nella prima fase della loro ricerca, mentre poi per i soldi veri, appunto, quelli che servono per diventare scalabili, quelli che servono per cominciare ad avere dei risultati di più alto e più ampio respiro, appunto lì servono contatti con investitori professionali. L'intervento conclusivo dell'evento è stato affidato al presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura. Presidente Frattura, la Molise Star Cup è possibile definirla come una di quelle manifestazioni che sono riuscite negli anni a cementare un buon rapporto tra l'università e la regione, ma che soprattutto è un aiuto concreto a tanti giovani che hanno idee ma non sanno come metterle in pratica. Un ulteriore elemento di vicinanza tra istituzioni, con l'università che efficienta la propria mission istituzionale e la regione che accompagna appunto l'università. L'opportunità per chi ha una buona idea, decide di approfondirla e decide di mettersi in gioco. Quest'anno il primo premio se lo è aggiudicato lo staff di Around Me, seguiti da Ticappi, terzo posto per Agrilab. Ad Around Me è stato anche assegnato il premio speciale Social Innovation, mentre il premio speciale Associazione Ex Consiglieri Regionali del Molise è andato ad Agrilab.